Ciao amici del tubo, l'Italia non è un paese per droni. Se le regole che hai seguito ti hanno portato a questo punto, a che servivano quelle regole? Hai una vaga idea di quanto tu sia pazzo. Oh, parli della natura di questo discorso? Parlo della tua natura. Purtroppo sì, l'Italia non è un paese per droni. Il regolamento dice che il volo nei parchi è vietato, può essere solo autorizzato dopo richiesta all'ente gestore del parco. L'abbiamo studiato bene anche per il conseguimento del patentino. Mi raccomando, guardate tutto questo video perché alla fine vi darò davvero due dritte per passare il test online di pilota APR per operazioni non critiche qualora non l'abbiate ancora passato. Il problema dei parchi è davvero grosso perché l'Italia è un parco unico. Ok, non poter sorvolare i parchi e chiedere autorizzazioni, ma bisogna anche sapere bene quali sono i parchi e come sono delineati. Abbiamo visto che su D-Flight le mappe dei parchi non sono aggiornate. Vi lascio qui il video in cui parlo anche dei due piloti di droni che hanno preso una multa salata 1000 euro e rischiano il penale. Hanno volato nel parco del Monviso e hanno pubblicato le loro foto anche sul web. Tra l'altro, alcune aree chiamate parco in Italia, vi lascio un link che mi ha girato un mio iscritto con una mappa interattiva dei parchi sul territorio italiano. Bene, i parchi in Italia sono super estesi. È un disastro, non si potrà più volare praticamente da nessuna parte. Molti miei iscritti hanno preso il drone per volare in montagna in modo da non dar fastidio a persone, perché ovviamente in montagna il numero di assembramenti è ridotto quasi a zero, e adesso si trovano a non poter fare quello per cui hanno preso il drone, se non dopo aver chiesto autorizzazione, ma non è così semplice. Questa è la mail di un altro mio iscritto. Ciao, sono un tuo iscritto, ti vorrei inviare questa risposta dall'ente parco dell'Alto Adige. Ho chiesto se potevano rilasciarmi un permesso per sorvolare due zone di due parchi naturali in Valbadia e Valpusteria. La loro risposta onestamente non l'ho capita. Dicono, non serve autorizzazione speciale, sono da seguire comunque le regole dell'ENAC. Secondo te cosa significa? Credo che possa interessare anche altri iscritti al tuo canale, visto che la zona è molto frequentata sia in estate che in inverno. Mi riporta anche il testo integrale. Questa è la sua domanda. Lui dice che è in possesso del regolare patentino Mavic Mini, peso inferiore a 250 grammi. Vi scrivo perché nella settimana tra il 15 agosto e il 22 agosto mi recherò a Corvara in Badia per le ferie. Vi chiedo se posso avere l'autorizzazione per volare dentro i confini del parco. Lui specifica anche bene la zona. La loro risposta: buongiorno signor bla bla bla. Nei parchi naturali dell'Alto Adige non esistono regole specifiche per i droni e non serve autorizzazione speciale, sono da seguire comunque le regole dell'ENAC, vedi, e rimandano il link al regolamento. Mi puzza tanto che chi gestisce i parchi non sa una mazza, o perlomeno la maggior parte di loro, dei regolamenti veri e delle normative sul mondo dei droni. Non è chiaro per noi piloti di droni il regolamento, figuratevi per loro. Soprattutto queste due frasi: se desiderate utilizzare il vostro aeromodello, e non stiamo parlando di aeromodello ma di aeromobile, già qua è sbagliato, virgolettato inoffensivo, per scopi ricreativi e sportivi in un'area protetta non è necessaria l'autorizzazione da parte dell'ENAC, ma comunque dovete attenervi alle disposizioni previste del regolamento dell'ente del parco. Il divieto non riguarda chi vola per hobby senza patentino. In questo caso gli aeromobili, giocattoli, gli aeromodelli ludici e ricreativi possono volare sopra le spiagge a condizione che siano libere da bagnanti e si rispettino i 70 metri di altezza. Vi rendete conto che questi sono rimasti alla B70 di più di un anno fa? Sono rimasti al vecchio regolamento, sono rimasti agli aeromodelli e non agli SAPR. Il mio canale è pieno di piloti come voi che hanno voglia di rispettare le regole, hanno voglia di essere in regola, piuttosto non volano, ma se le regole non sono chiare, di cosa stiamo parlando? Andiamo a vedere un altro iscritto perché sto ricevendo tanti messaggi in merito. In risposta a quanto richiesto si comunica che l'attività di sorvolo all'interno del parco dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata. In proposito, l'istanza dovrà essere formalizzata al seguente indirizzo: c'è una PEC, bisogna localizzare l'attività,
Periodo richiesto, durata attività, rotazioni, altezza, sorvolo. Indicazione modello del drone e dichiarazione su abilitazioni, sorvolo. Gli elementi sopra indicati consentiranno al competente ufficio di effettuare l'istruttoria preliminare all'eventuale rilascio del provvedimento di competenza del parco. Se ci sono delle procedure standard e la gente deve seguirle per volare in un parco, sono semplici, si può anche fare, è anche giusto. Capite bene che però siamo in Italia, qui ognuno va per la sua strada. Io la butto lì, una mia proposta, come ci sono delle limitazioni per quanto riguarda le vicinanze agli aeroporti con la nuova circolare TM09 e delle altezze variabili. Non possiamo avere delle altezze anche limitate, ma almeno possiamo volare all'interno dei parchi, che ne so, 25-30 metri. ENAC, sei un ente pubblico, sei pagato da noi, mettiti davvero a lavoro. Già nel video scorso ho detto, bisogna rimboccarsi le maniche. Abbiamo diritto da contribuenti, ancora prima di piloti di droni, a avere delle regole certe. Altra mia proposta, che tra le altre cose ho trovato anche in alcuni commenti di voi miei iscritti: non possiamo avere degli orari per volare sulle spiagge? Da pilota di drone, per fare delle belle riprese, per esempio l'alba è un momento bellissimo, non c'è problema, ci alziamo alle 5 se il volo è consentito, solamente fino alle 6 e mezza del mattino, alle 7 del mattino, per evitare l'assembramento di bagnanti, ok, lo possiamo fare. Mettiamo delle regole. Su questo ENAC si è dimostrata disponibile nell'ultimo ROM drone webinar ad affrontare la cosa, staremo a vedere, ma siamo già nel periodo estivo, dovevano farlo prima. Al di là di questo, meglio tardi che mai. E comunque la cosa che mi sta qua è la storia dei parchi, perché davvero guardate le mappe dei parchi italiani che vi lascio in descrizione, è tutto un parco. Vicino a me c'è un bellissimo fiume, il fiume Adda, e tutto è tutto parco per chilometri e chilometri. Capite bene che in questa maniera non si vola più. C'è anche una cosa che non mi torna tanto: i regolamenti cominciamo a impararli bene quando facciamo il test online, ma per il Mavic Mini, che è un drone sotto i 250 grammi, tra virgolette inoffensivo, valgono le stesse regole che per gli altri? Per i Mavic Mini non c'è l'obbligo di patentino, quindi da un certo punto di vista non vengono neanche a conoscenza di alcune regolamentazioni. E poi ENAC non è il webinar di Roma, il momento in cui voi potete dare delle indicazioni, ci vogliono delle comunicazioni ufficiali. Domani è il 1 luglio, questo video lo sto registrando il 30 e non c'è ancora una comunicazione ufficiale sul transponder, che tecnicamente domani è un obbligo per tutti i droni di peso maggiore o uguale a 250 grammi. Bisogna fare le comunicazioni. Guardate la comunicazione che ha fatto ENAC il giorno 27. Avviso urgente per conseguimento attestato di pilota. C'era già stato 2 settimane fa un avviso urgente, questo lo stravolge. Si comunica che per problemi tecnici, strano, non succede mai, alla piattaforma il termine per il pagamento dei diritti per gli attestati di pilota PR già conseguiti è prorogato al 6 luglio 2020 alle ore 15. A partire da tale data cambierà la modalità per lo svolgimento degli esami per ottenere l'attestato e pagamento dei diritti. Non ne sono sicuro. Tutti gli utenti che hanno già sostenuto l'esame alla fine devono pagarlo entro le ore 15 del 6. Per motivi tecnici dovuti all'attivazione della nuova modalità, dalle ore 16 del 25/6 e fino al 6/7/2020 alle ore 15 non sarà possibile intraprendere nuove prove d'esame. Da quando è nata questa piattaforma ha sempre avuto 1000 problemi. Sito che si bloccava, impossibilità di accedervi, gente che ha fatto il test, la prima domanda era uguale alla seconda fino ad arrivare alla 40esima, cambiavano le risposte, quindi impossibile da fare, test dato per fallito. Gente che ha fatto tutte le domande, magari era anche passata, all'ultima domanda tutto in blocco, hanno aspettato il completamento dell'ora per vedere se per caso poi passavano, niente, test fallito per sessione interrotta. C'è stata solo una volta che hanno ridato in una certa giornata i tentativi alle persone, poi non l'hanno più fatto. Ora comunque problemi proprio a livello di sito, spero che perlomeno siano fermi in manutenzione per punto capo partire con un sito ben fatto, ci crediamo? La gente va valutata in funzione di quello che ha già fatto, non di quello che farà. Quello che ha già fatto purtroppo l'abbiamo visto. Se mi smentiranno sarò il più felice di tutti. La cosa che mi piacerebbe è che
piuttosto tenessero fermo per un mese tutto il discorso patentini online finché mettono il sito appunto perfetto, ma però fanno una comunicazione che fanno slittare tutto di un mese, quindi l'obbligo di patentino lo fanno slittare, l'obbligo di QR code lo fanno slittare. Prendetevi il tempo che vi serve, ma quando partiamo, partiamo col piede giusto. Se non ci sono regole certe, una parte di gente abbandona questa fantastica passione, ma l'altra parte vola da pirata, fate voi. Se penso agli errori grammaticali, di ortografia all'interno del test, le risposte con false e true, adesso che sono cambiate le scadenze, come la mettiamo con quelli che in base a quelle scadenze del regolamento di dicembre avevano impostato anche dei lavori? Ora si trovano a non poter fare l'esame. Tecnicamente dal 1° di luglio si trovano a non poter volare perché non hanno ancora conseguito l'attestato oppure non hanno generato il QR code. In quanti di voi mi scrivono e non riescono ad accedere con le proprie credenziali su di Flight, a volte non riescono a acquistare i Bitcoin, a volte li acquistano e poi non risultano legati al loro profilo, mandano le mail, non hanno risposta, è davvero un pasticcio. Allora prendetevi davvero questo mese, questi 2 mesi, fate slittare tutto, ma quando partiamo deve essere tutto a posto. Come vi ho anticipato dall'inizio, oggi vi do 2 dritte per passare il test online. Io sono dalla vostra parte, lo sarò sempre, siete la parte più debole in tutta questa situazione. Quando incontrate delle domande con un'affermazione e nelle risposte, nelle 3 risposte, di cui solo una è corretta, trovate vero, falso e un'altra affermazione, non guardate mai l'altra affermazione. Scegliete solamente o vero o falso. Vi faccio un esempio. La Calabria è una regione dell'Italia? Vero, falso. Terza risposta, la Calabria è una regione del sud. Non guardate questa terza risposta, scegliete solo o vero o falso. Ovviamente dovete studiare, vi lascio il link in descrizione che vi porta al PDF di DroneZin, costa solo 14,90€, ve lo consiglio, ci sono anche dei quiz e vale davvero la pena. Da luglio si pagheranno 31€ per avere 4 tentativi. Dopo che avete utilizzato questi 4 tentativi, se non siete passati dovete andare a ripagare altri 31€. Capite bene che non è niente spendere 14,90€ per il PDF di DroneZin. In tanti mi hanno scritto, si sono trovati benissimo. Fidatevi di me, quando ci sono delle domande con un'affermazione e vi viene richiesto tra le risposte di dire è vero o è falso, voi rispondete è vero o è falso. Non guardate la terza risposta argomentata con una frase, non guardateci neanche. Diverso se trovate una frase con vero, virgola e scritto qualcosa, o falso, virgola e scritto qualcosa. Quello è un altro discorso. Io sto parlando solo delle domande in cui nelle risposte una c'è scritto solo vero e una c'è scritto solo falso. Passiamo adesso alla seconda dritta. Ricordatevi che ci sono le zone P in cui il volo è sempre interdetto, ci sono i parchi in cui non si può volare dal regolamento, ma ascoltate bene, in tutte le zone è concesso il volo in qualche modo, quindi bisogna fare richiesta all'ente competente. Per quanto riguarda una zona militare, all'ente militare, per quanto riguarda il sorvolo di un carcere, al Ministero della Giustizia, al DAP, Dipartimento Amministrativo Penitenziario, per quanto riguarda le città, alla prefettura. Quindi c'è sempre un modo di volare in qualsiasi area, addirittura all'interno dell'aeroporto noi possiamo volare, se abbiamo fatto richiesta con certe procedure, all'ente aeroportuale competente. Ricordatevi questa cosa. Studiate, senza di quello non si passa, ve lo garantisco, e non rispondete alle domande dove non avete la certezza, lasciatele indietro. Ovviamente non devono essere 10 le domande a cui non avete risposto, perché 10 su 40 avete poca possibilità di passare, ma se ce ne sono 3 o 4 dubbi, lasciatele stare, lasciatele in bianco. Spero che queste 2 dritte vi risultino utili. Vi ricordo anche che ho realizzato 3 videocorsi, ve li lascio qui una playlist dedicata, andateli a vedere, ci sono tante informazioni utili. Lo ripeto ancora una volta perché mi piace, io sono dalla vostra parte, a maggior ragione in tutto questo marasma che rischia davvero di scoraggiare tantissime persone all'utilizzo di un drone. Vi invito a iscrivervi qui sul canale, seguirmi anche sui miei social Facebook, Instagram e il mio nuovo canale Telegram. Io vi do appuntamento al prossimo video, ciao! Lo sai come andrà a finire questa storia, vero? No. Io credo di sì.